politica una persona come me la fa anche semplicemente facendo bene il proprio lavoro in sanità. Sono molto orgoglioso di aver partecipato nella mia istituzione alla cura di oltre 20.000 pazienti colpiti dal Covid. Fare il sindaco di Roma è un compito molto difficile. Quello che a me è mancato è il fatto di non sospettare che nei partiti potessero esserci personaggi che lavorano contro il sindaco eletto. Se l'operatorio nessuno immaginerebbe che un proprio collaboratore fa una mossa appositamente sbagliata con le forbici per far morire il paziente che stai operando. Io voto a Filadelfia perché non risiedo più qua dal 2016, ma io comunque non voterei per Gualtieri perché il contesto in cui egli vive è lo stesso contesto che a un certo punto decise di mandare a casa un sindaco senza neanche passare per l'aula del Consiglio Comunale, andando nello studio di un notaio. La cosa metterebbe in guardia il prossimo sindaco di Roma? Dai partiti. I partiti sono in questa città, più ancora che altrove, veramente un male. Io credo che se vinceranno i partiti di destra o se vinceranno i partiti di sinistra non cambierà nulla, perché il giorno dopo si saranno già accordati su come dividersi la rappresentanza nelle aziende della città.